mister, l'analisi di questa partita non è semplice. L'analisi tecnico è abbastanza semplice. Il primo set da 21 a 17 con 5 muri nostri nel primo set non siamo riusciti a chiuderlo. Perso questo set la partita è diventata diversa. Se vincevamo il primo set forse avevamo più energia positiva, così abbiamo avuto la forza solo a combattere un altro set. Però la verità è molto semplice, non abbiamo avuto neanche possibilità fisica e mentale di lottare fino all'ultimo. È stato quindi più un calo fisico che nervoso? No, è un insieme delle cose. Perso questo set, ripeto ancora una volta, i vantaggi 27-25, dopo il parziale 8-4, 16-13, 21-17, lì per me è la partita. Perché quando sei un set avanti, l'energia positiva, l'adrenalina ti fa dimenticare tante cose. Invece noi, facendo tutto per tutto, abbiamo lottato un set, ma non di più. E poi, giustamente, loro hanno preso il controllo della situazione. Che stagione è stata per Trento? Penso comunque positiva. 3 finali, una semifinale. Immagino che lei la valuti solo a seconda delle vittorie, però questa squadra ha comunque dimostrato di esserci sempre e di lottare sempre. Questo non sta a me a valutare. Io faccio il mio lavoro e sono contento dei giocatori che posso dire che ci sono impegnati tutta la stagione. Nessuno non ha mollato e sono convinto che loro hanno fatto 100% delle loro possibilità. I risultati sono competenza della società e dei giornalisti a valutarlo. Quanto hanno pesato gli infortuni nell'ultima parte della stagione? Oggi non è il momento di parlare di infortuni. Oggi eravamo senza 3 giocatori, ma il merito è loro, hanno vinto loro. Matei, ci avete creduto specialmente nella prima parte? Quanto ha influito quella sconfitta nel primo set in rimonta sul vostro morale? Beh, sicuramente non ci ha fatto bene, perché se andavamo 1-0 magari potevamo spingere ancora di più nel prossimo set e continuare così fino alla fine, però comunque abbiamo avuto i nostri chance, loro sono stati più bravi di noi a gestire le situazioni, diciamo, di gioco, hanno difeso molto di più di noi e con questo credo hanno cambiato un po' la svolta della partita. Sono stati bravi, noi invece un po' meno, quindi naturalmente hanno vinto. L'impressione è stata che dalla seconda parte del match in poi abbiate accusato anche un po' di stanchezza? No, non credo che sia stanchezza, abbiamo subito un po' la pressione perché loro sono partiti con un paio di punti di vantaggio e quando sono in vantaggio loro si gioca difficile. Le prime 2 set giocavamo molto meglio quando eravamo noi in vantaggio. È stata comunque una grande serie di semifinali, tu l'hai giocata in 2 ruoli, che effetto ti ha fatto ritrovare Trento, ritrovare questa gente anche oggi 4.000? Beh, bellissimo, però purtroppo mi dispiace tanto per il risultato. Per il resto sono contento che ho avuto questa possibilità di giocare e di dare quello che potevo per la squadra. Mi dispiace che non è bastato. Massimo, a caldo, cos'è che vi è mancato questa sera? No, secondo me siamo partiti molto bene e il primo set è stato decisivo. Quel break che ci hanno fatto, ne avevamo tanti punti di vantaggio, non siamo riusciti a chiudere. Poi secondo me noi siamo calati un po' in battuta, abbiamo fatto pochi danni e di conseguenza il loro cambio palla è andato a 1000. Quando Bruninho palla in testa è molto difficile per tutti. Niente, secondo me la differenza è stata lì, perché poi mentre il loro cambio palla andava a 1000 il nostro insomma non andava così bene, secondo me la differenza è stata tutta lì. Siete arrivati un po' in riserva anche, diciamo, per quello che riguarda le energie forse? No, ma secondo me no, anche loro hanno fatto 1000 partite, quindi eravamo fisicamente eravamo messi alla pari, come Civitanova, come Perugia, quindi non credo sia questo, semplicemente loro sono stati più bravi perché sono venuti 2 volte da noi a vincere, questo significa che hanno fatto qualcosina di più e che hanno meritato. Che voto dare a questa stagione della Diatec? Non saprei, perché Trento deve vincere, è stata comunque una stagione di buon livello, si è arrivati in fondo a quasi tutte le competizioni, anche in Champions, insomma, però ci è mancato sempre qualcosina, non saprei che voto dare, di sicuro ci è mancato spesso quello sprint finale che può essere dato da 1000 cose, dall'esperienza, infortuni, non lo so, tante cose, però qualcosina ci è mancato.